Tada! Un altro Snorlax, buona discesa, pista ciclabile. Salviamo. Snorlax si è svegliato male e attacca furioso. Ok, proviamo col gelo raggio. Congelato. Grande. Quindi mettiamo Moody. Un bel mega pugno. Lui è ancora congelato. Strumenti. 2 weeks later. Il soprannome Snorlax, sì, qua non c'era ancora il sesso, ma se uno è Ugo, l'altro sarà Uga. Uga trasferito al PC di Bill. Ok, abbiamo sfiancato i Pokémon? No, sono sani, non andiamo neanche a curarci, guarda. Di qua. La pista ciclabile corre in discesa lungo il mare, è stupendo. Vado a fare un giro con la mia ragazza. Ah, sei un uomo? Questo sembra un pulcino con la testa. Andiamo a fare un giro in bici. Andiamo a fare. Ok, qua dovrebbero. Ah, vedi, siamo subito in bicicletta. Che se non hai la bici non puoi passare, che vuoi? I centauri hanno quasi tutti la catena evolutiva di Koffing e Grimer, quindi veleno, ne abbiamo uno psico, dovremmo andare abbastanza tranquilli. Non osare ridere. Bella bici da qua. Sono KO. Lascia stare, non mi serve la bici. Esci fuori e gioca, topastro. Non che ce l'hai. Sei un topastro. Ma perché siamo un topastro? Ehi, mi hai urtato. Ah, qua non ce la facciamo. Qua conviene mandare Semo Junior. Ma che maestoso da dietro. Tombola. Seguendo la costa da Aranciopoli puoi raggiungere Fucsiapoli. Lo so, l'abbiamo fatto prima. Andiamo un attimo a curarci. Ho fame e mi sto arrabbiando. Male, molto molto male. Mi piacciono i Pokémon feroci, sbranano i nemici. Non stai bene. Certo, me ne vado. Non farmi arrabbiare. Mi piace molestare la gente con i miei perfidi Pokémon. Un bravo ragazzo. Percorso 16. Andiamo al di qua del prato se c'era qualcosa. No. Se saliamo su andiamo a rallenti perché è fatta per andare giù, cioè è in discesa in teoria. Non rende lottare con i bambini. Però lo fai. Sono fritto. No. Ok. Torniamo giù.
Ah, lui l'abbiamo affrontato. Cerchiamo di andare sopra la testa di quest'altro. Che vuoi, pulce? Ehi Arturo, no, ci siamo persi l'evoluzione di Arturo. Perché andavo veloce? Arturo cerca di imparare ritirata. Arturo, no, non ce ne facciamo niente. Stop l'apprendimento di ritirata. Sì. Beh, cambio immagine. Ed ecco il nostro Arturo evoluto. Quanto è bello, ma quanto è bello. Scusate se ci siamo persi l'evoluzione, ma ogni tanto vado veloce, ne abuso, è notte fonda, non ho tempo per giocare. Tu dici, perché giochi? Ah. Vai verso Fucsiapoli? Cosa te lo fa credere? Confusione. Grande, molto più forte di prima. Ora sto Weezing, come l'ha buttato giù. Il coughing neanche li sente. Ci dobbiamo di nuovo curare. Impanato e fritto. Qua sono tutti impanati e fritti. Anche l'altro di prima ha detto sono fritto. Però adesso abbiamo quel Marcello tipo psico. Già il tipo psico ha un vantaggio molto grosso nella prima generazione. Tenerne due è un po' da vigliacchi e dobbiamo trovare un altro Pokémon. E dove lo troviamo? Qua c'era il prato, aspetta. Ah già che è lentissimo lui. Vabbè, ne troveremo un altro. Adesso vediamo. Troverai Voltorb elettrizzante. I miei Pokémon non si trasformano, perché? Perché lo devi scambiare, zio. Da piccolo anch'io avevo questa difficoltà. Tu, cosa hai fatto? Sii ribelle. Grrr. Ok, siamo arrivati al fondo, ma in realtà abbiamo saltato un po' di roba. Sparisci, pulce, sono esausto. Ah, questo ce li pappiamo tutti a colazione. Ah, cosa ha detto? Devo recuperare il sonno perduto. Vediamo salendo a fatica. Bella bici, come funziona? Ha tipo due ruote, due pedali, un manubrio. Che schianti. Ok. Di qua non c'era niente. Ah, sì. Ho bisogno di un po' di esercizio. Sto finendo le mosse. Uff, questo sì che è esercizio. Anche il tema della bicicletta, molto carino. Siamo centauri dei campioni. Affumicato, non impanato e fritto, o fritto e basta. Ok, loro li abbiamo affrontati. Lui, sì. Questi da questo lato li abbiamo affrontati, però io mi ricordo che c'era anche la possibilità, tipo qua cos'è?
Un avviso, non buttare all'aria il gioco, lancia piuttosto le Pokéball. Ma che avviso è? Ah, qua, vedi, c'era un sentierino per questo 17. Consigli utili, premi il pulsante A o B per restare in equilibrio in discesa. Ah, è vero! Ma dai! Che buffo, riscoprire queste cose come se fosse la prima volta che gioco. Consigli utili. Tutti i Pokémon sono diversi. Pokémon dello stesso tipo e livello crescono a ritmi diversi. Ives ed Evs confirmed. Un avviso. Attenzione agli strumenti abbandonati. Finiti questi avvisi. Ma quello era il lato degli avvisi. Ok, siamo riscesi. Qua cos'era? Oh! Pista ciclabile, fine discesa. Cioè, noi per leggere la fine della discesa non riuscivamo a finirla. Ok. Aspetta, non abbiamo letto un cartello, le cose si fanno come si deve. Pista ciclabile, vietata ai piedoni. Da qui la pista ciclabile è tutta in salita. Cerco Slowbro, vuoi scambiarlo per Lickitung? Ma con tutta la fatica che ho fatto. Oh, vabbè. No, mi spiace. Non ci penso proprio. Affrontiamo ancora sti due, se ci riusciamo. Ah no, avevamo quasi finito le mosse. Cerco sempre i nuovi Pokémon nell'erba alta. In realtà abbiamo finito Confusione, Georaggio ci sta. Loro sono avicoltori. Mi piacciono gli uccelli. Poi, mi piacerebbe avere una bici. Questo è il mio territorio, via. Con botte in testa ce la vediamo lo stesso, sì. Andiamoci. Maledizione. Questa è la zona di caccia di Pokémon che preferisco. Vediamo se moriamo contro l'ultimo. QQQ, ti piace questo canto? Esausto. Ma lo sapevo. Volevo darti fastidio. Il fine settimana prendo anche Pokémon di mare. Bene. Percorso 18, Azzurropoli, Fucsiapoli. E ora ci possiamo godere Fucsiapoli. Ma già che siamo qua, sì, sembra che non finisca più, vero? C'è questo percorsino sotto. Percorso marino 19, Fucsiapoli, che è dello spumarino. Noi non abbiamo surf, quindi non ci possiamo andare. Ma siccome prima ci siamo finiti, l'abbiamo visto. Prima di nuotare bisogna fare del riscaldamento. Ora sì che mi sono riscaldato. Grazie, ora posso tuffarmi. Tocca a te. Aspetta, ti verrà un accidente. Oh, è fredda. Attenzione, attenta qui. Ok, ora abbiamo veramente fatto tutto il possibile. Ok, siamo al centro Pokémon, cominciamo a parlare. Non puoi vincere con un solo Pokémon forte. È difficile, ma li devi allenare tutti in modo uniforme. Visita la zona Safari se stai studiando i Pokémon. Lì incontrerai tutti i tipi di Pokémon rari. C'è un passaggio stretto ad ovest di Smeraldopoli. Porta alla centrale della Lega Pokémon che comanda tutti gli allenatori. Comanda. Bill registra i dati dei Pokémon nel suo PC. Te l'ha mostrato? Cosa?
Il guardiano della zona safari è vecchio, ma è ancora in gamba, però porta la dentiera. Conosci Bill? È mio nipote. Faceva collezioni anche da piccolo. Ma non me lo ricordavo, pensa nella lore. C'è lo zio di Bill, capo palestra di Fuxiapoli, Koga, il velenoso maestro ninja. C'è tanto da fare a Fuxiapoli, infatti per oggi ci fermiamo qua, cioè esploriamo la città, ma non faremo una certa cosa. Ancora prima della palestra. Casa del guardiano della zona safari. Foto e fossili di Pokémon. Guardiano, fifu fe fifu. A fo fe fifo fi fe fi fi fi. Sì. Ah, fe fi 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 fi. Ma se dice fi 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 e diciamo no? Ah, fo fe fi fi fi. C'è un motivo per cui c'è una Pokéball laggiù con un masso davanti e un guardiano che ti dice fa fa fi fi fi. Bisogna risolvere questo piccolo enigma. Casa del guardiano della zona safari. Sono il fratello maggiore del gruppo pescatore. Io adoro pescare. A te piace la pesca? Sì, bravo, mi piace il tuo stile. Prendi questa e pesca, coraggio. Amo buono, noi abbiamo già il superamo, ce ne facciamo niente. Nel cestino non c'è niente. Non pescheremo, tanto il Pokémon d'acqua che volevamo ce l'abbiamo. All'entrata della zona safari c'è uno zoo. Lì si svolge il gioco safari per prendere Pokémon. Fuxiapoli, passione rosa. Ah, è per quello che parlano tutti gli uccelli. Zona safari, paradiso Pokémon. Di qua non c'era nient'altro, giusto? No, infatti no. Che bel Pokémon. Ma chi è quel Pokémon? Di qua. Eric, dov'è Sara? Dovevamo incontrarci qui. Nome, Slowpoke, amichevole dai movimenti lenti. L'abbiamo già letta la scheda di Slowpoke, non lo rifarò. Nome, Chansey. Prenderne uno è tutta questione di fortuna. Chansey, Pokémon uovo. Basta. È vero, se non li hai catturati non ti può dare la descrizione. Nome, Voltorb, proprio come una Pokéball. Lui ce l'abbiamo. La palla lì dentro in realtà è un Pokémon. Nome, Lapras, detto anche il re dei mari. È quello che vedevamo giù, bello Lapras. Hai provato il gioco Safari? Alcuni Pokémon possono essere presi solo là. Vediamo se abbiamo sbloccato tipo le Ultra Ball. Non mi pare. Sì. Ma prima ne ho già una decina, dai. Abbiamo qualcosa da vendere? Nome, Kabuto, un Pokémon resuscitato da un fossile. Bello. Nome, Kangaskhan, un Pokémon materno che cresce il suo cucciolo in un marsupio. Mamma mia, quanto sei bello. No, io lo voglio. Lo voglio. Un gioco safari, acchiappa Pokémon. Qua non c'è nient'altro. Qua ci siamo stati. Direi che abbiamo girato Fuxiapoli, però non siamo passati attraverso questa casupola. Slowpoke sa molto sui Pokémon, ha anche alcuni fossili rari di Pokémon estinti. Slowpoke, chi è Slowpoke? È un Pokémon. Il soprannome del guardiano è Slowpoke. Ah,
Ha il suo stesso sguardo vacuo. Slowpoke è entrato, ma non ho capito niente. Ha difficoltà ad esprimersi. Questo cos'è? Niente, non ci è dato saperlo. Perfetto. Va bene, dai, facciamolo. Che ore sono? No, è tardi, ragazzi. Io parcheggio davanti alla zona safari.